Questa è una nuova apertura relativamente, perché in realtà riapriamo un punto di vendita che abbiamo chiuso 14 mesi fa per ristrutturarlo completamente. Il negozio che c'era è stato abbattuto, raso al suolo, è stata ricostruita questa moderna struttura che si rivolge, diciamo, a un quartiere nel quale Coop è sempre stata presente e nella quale, diciamo, il rapporto con i cittadini, i consumatori ci ha sempre dato molte soddisfazioni. Quindi noi oggi, come dire, facciamo una doppia festa, apriamo un nostro punto di vendita, un nuovo punto di vendita moderno, ristrutturato, un superstore che svilupperà delle politiche molto aggressive, molto in linea con la nostra volontà di essere competitivi e di garantire la qualità e la sicurezza dei nostri soci e dei nostri clienti, ma soprattutto doniamo alla città una parte di periferia riqualificata, all'interno della quale c'è un punto di vendita come quello che stiamo inaugurando, ma all'esterno della quale c'è una piazza donata da Coop alla città e realizzata in accordo con la città e con la circoscrizione, che consentirà aggregazione, che consentirà, diciamo, di avere in questa parte di quartiere un punto di incontro e di aggregazione importante. Mai come questa volta il valore è proprio sociale, come diceva giustamente. Sì, mai come questa volta il valore è propriamente sociale, perché siamo fermamente convinti che soltanto le imprese come Coop, che sono fortemente radicate con la comunità che le ospita, possono rappresentare, in un momento quale quello che stiamo attraversando di grande difficoltà economica e di grande situazione di disagio nei consumatori nell'affrontare le proprie politiche di acquisto, solo in questo momento, diciamo, è solo una impresa fortemente radicata sul territorio è in grado di intervenire e di essere vincente e di affrontare in maniera positiva le sfide che l'attendono. Presidente, tra l'altro poi vediamo a livello di strumentazione e tecnologia ultimo livello. Sì, abbiamo cercato di realizzare una struttura come nostra abitudine a impatto zero rispetto all'ambiente, quindi dal fotovoltaico alle soluzioni che abbiamo adottato per limitare l'irraggiamento solare, quindi per evitare il ricorso al raffreddamento a fronte di un eccessivo calore, diciamo, sono tutte scelte che nel corso degli anni stiamo consolidando dal punto di vista del nostro modello di realizzazione dei punti di vendita, che ci consentono di intervenire in un equilibrio positivo fra le esigenze della realizzazione di un moderno negozio, ma anche le esigenze di rispettare e di tutelare l'ambiente che lo ospita. Allora, a questo punto magari parliamo di quelle che sono le attività promozionali proprio sulla spesa. Sì, noi partiamo, diciamo, in tutta la rete, quindi anche in questo negozio nuovamente con questa campagna dove sostanzialmente è il consumatore che decide su quali prodotti vuole il risparmio. Noi siamo convinti che sempre di più, visto le difficoltà che i cittadini hanno, che hanno i consumatori nel poter affrontare le proprie esigenze d'acquisto, sempre di più le politiche promozionali devono essere tese a dare al consumatore la possibilità di scegliere. Cioè, il consumatore deve poter comprare quello di cui ritiene di aver bisogno e non quello che decidono le industrie di mettere sul mercato in maniera massiva. Quindi sotto questo profilo, questa campagna Scegli Tu, attraverso dei bolloni, consente al consumatore di scegliere sui prodotti a marchio Coop in questo momento, ma più avanti lo faremo sulle grandi marche, di scegliere qual è il prodotto sul quale avere il 25% di sconto. Naturalmente in questo momento partiamo con la campagna sul prodotto a marchio Coop, che, come diciamo sempre noi, la nostra ammiraglia, perché è il prodotto nel quale coniughiamo tutti i valori della cooperazione di consumo e quindi la capacità di essere buono, sicuro, di avere già un prezzo di partenza molto competitivo. In questo caso ci aggiungiamo un 25% di sconto a scelta dei consumatori, che sicuramente sarà un sollievo per le tasche di molti abitanti di questa zona. A livello proprio di Coop, a questo punto abbiamo fatto 30, per arrivare alla lode da qui alla fine dell'anno, quali sono le altre iniziative che concluderete? Ma noi sicuramente entro la fine dell'anno, confido, diciamo, entro il mese di novembre dovremo aprire un nuovo impianto di benzina presso il nostro ipermercato di Pinerolo, il secondo impianto, diciamo, che apriamo in Piemonte dopo la felicissima esperienza dell'Enercoop di Biella, e stiamo in questa fase finale dell'anno ultimando, diciamo, la partenza del cantiere di via Botticelli e, come è stato reso pubblico dai giornali, abbiamo vinto la gara
per la realizzazione di una moderna struttura sull'area TNE, Torino Nuova Economia. Quindi diciamo è stato un anno dal punto di vista dello sviluppo importante anche per Nova Coop, anche nella città di Torino. Sicuramente in questo momento avere il coraggio di investire vuol dire avere il coraggio di fare una sfida positiva verso il futuro, ma come dire, i numeri e la capacità gestionale che stiamo consuntivando nelle nostre performance ci invoglia anche in un momento difficile ad avere fiducia nel futuro.